progetto di multimedializzazione che abbiamo sviluppato in questi mesi ci ha permesso di svolgere un intenso, proficuo lavoro di formazione per tutti quanti i punti di docenti coinvolti. È stato un percorso di formazione sulla documentazione. All'interno della documentazione vi è un settore molto importante che riguarda la valutazione. Se per valutazione intendiamo dare valore, allora questo è stato sicuramente un percorso di grande valorizzazione dell'esperienza didattica che abbiamo svolto. È stata una grande occasione per mettere in campo, per approfondire le competenze che tutti noi insegnanti avevamo sviluppato sino ad ora, nel campo della didattica e in modo particolare appunto nella documentazione. Il progetto iniziale che avevamo presentato in Gold l'anno scorso è stato qui minuziosamente smontato, rimontato con una grande opera di revisione, di approfondimento, di riflessione e di ristrutturazione, ponendo una grande enfasi nel cercare di presentare alla fine un prodotto multimediale articolato, organico, coerente, completo, anche interessante, e dove ogni singola parte fosse connessa con tutte le altre. E questo è stato possibile grazie appunto all'opera della professionalità degli esperti dell'agenzia scuola, degli insegnanti direttamente coinvolti nella conduzione dell'attività didattica, del laboratorio che è stata documentata, ma anche con l'apporto decisivo di altri insegnanti dell'istituto e di altre scuole del territorio che, una volta conosciuta l'esperienza, si sono mossi seguendo le indicazioni didattiche che avevamo tracciato. È stato quindi un complesso, grande lavoro di riflessione, di condivisione, di approfondimento, di revisione, dove appunto gli insegnanti, gli esperti hanno messo in gioco tutta la loro professionalità, ma direi anche tutta la loro passione per questo lavoro. Ci si è reso conto della profondità di analisi e sistematicità che è possibile intraprendere nella didattica attraverso la progettazione, dall'attività d'aula, laboratorio, la valutazione, gli sviluppi possibili dei percorsi, di intrapresi, eccetera. Il tutto chiaramente per seguire più da vicino, in modo più efficace, più preciso, lo svilupparsi di percorsi di apprendimento di tutti quanti gli allievi. Ma viene spontaneo fare un'ulteriore riflessione e così lanciare alcune domande che, anche se per ora resteranno come senza risposta. La scuola sappiamo che sta attraversando in questo periodo come delle forti turbolenze di riforma, che ci fanno prospettare dei cambiamenti anche radicali nello specifico della scuola primaria, generando delle profonde incertezze nel prossimo futuro. Questa esperienza didattica, iniziata l'anno precedente e proseguita per quest'anno scolastico, è stato possibile realizzarla, oltre per le competenze degli insegnanti, dei conduttori e per la loro voglia, insomma, di mettersi in gioco, ma anche per la loro passione ed entusiasmo professionale, perché lo si voleva, lo ci si credeva, e anche per lo statuto delle compresenze che nel tempo pieno della scuola primaria è l'istanza fondante per poter svolgere simili attività di laboratorio. Il prossimo anno probabilmente non ci saranno più le compresenze e quindi verrà meno la possibilità istituzionale di prevedere nella didattica curricolare simili attività laboratoriali, e forse bisognerà percorrere altre strade, di progetti di miglioramento dell'attività formativa attingendo fondi di istituto, eccetera, ma questa esperienza, insomma, continuerà certamente fino a giugno di quest'anno 2009. Il prossimo anno scolastico vedremo quali saranno gli spazi istituzionali per muoversi, ma soprattutto, insomma, in questo clima di comodità, di ristrettezze e soprattutto di incertezze, se gli insegnanti avranno ancora voglia di mettersi in gioco non tanto nelle loro competenze, anche se bisognerà capire come, in quali tempi, in quali organizzazioni, ma soprattutto, insomma, in questo che avevo detto, nella loro voglia, insomma, di mettersi in gioco, nella passione, nell'entusiasmo professionale. Io ho partecipato
partecipato a questa esperienza un po' da outsider, nel senso che non sono un'insegnante di ambito matematico e quindi ho colto l'esperienza delle colleghe come un'esperienza già fatta, che ho potuto leggere in un primo momento proprio dalla documentazione cartacea molto accurata che comunque avevano fatto, e capire come la strumentalità che ci offre la nuova tecnologia e la multimedialità possa essere molto efficace e trasferibile in qualsiasi ambito. E questo secondo me è un altro punto su cui riflettere, perché come insegnanti siamo sempre stati molto formati e abituati a programmare la didattica, ma a programmare ben poco la documentazione della didattica. E adesso ci si accorge quanto possa essere importante per riflettere sulle metodologie usate, sul feedback ricevuto, su come anche rimotivarci anche in uno specifico momento storico in cui dobbiamo capire dove vogliamo anche arrivare, cosa vogliamo selezionare nelle nostre proposte quotidiane e anche nelle nostre proposte professionali. Quindi sono strumenti ancora nuovi, perché forse li conosciamo di più come utenti e qui ci siamo trovati in una situazione di editori, tra virgolette. Io personalmente ho ancora tantissimo da imparare, forse ho cominciato a capire che cosa, le potenzialità, cosa c'è, cosa si può usufruire. E forse le nuove energie da spendere stanno proprio nella formazione di questo, per utilizzare meglio le nuove tecnologie per la didattica, ma non solo, anche per la documentazione. Io credo di aver imparato questo, che sapere che cosa voglio documentare e come voglio documentarlo mi chiarisce meglio le idee rispetto al percorso che voglio fare e dove voglio arrivare, per cui penso che sarà adesso un po' più facile trasmettere questa cosa che ho imparato anche ad altre esperienze che farò. E tra l'altro questa opportunità mi ha sicuramente aiutato a diminuire un po' la soggezione verso il computer, verso l'accesso a internet, che sono cose che non per tutti sono quotidiane. E mi sono accorta che adesso utilizzo con più voglia, con più entusiasmo e anche sì, ho imparato a muovermi un pochino meglio dentro questo ambito.